di Adam Smith, dicevo, che in qualche modo sistematizzano la soggettività che prende piede nel moderno, si realizzano appieno solo nella società mercantile e neoliberale contemporanea, in cui effettivamente stiamo assistendo sempre più visibilmente a questa dinamica di ridefinizione di ogni relazione secondo la figura della forma merce. E stiamo assistendo alla figura che chiamerò della espulsione neoliberista dell'altro. La società mercantile neoliberista è una società in cui l'altro tende a essere espulso, rimosso, distanziato, ultimamente anche per decreto, deve essere distanziato l'altro, non deve esserci spazio per l'altro. La sola relazione consentita con l'altro deve essere di ordine libero scambista, scambio di merci, l'urto effimero, senza conseguenze, senza rapporto tra venditori e scambiatori di merci, no? Con un paradosso che era già noto a giganti della modernità come Kant e come Hegel. Kant, parlando di questo modello di società, usava una formula ossimorica che descrive perfettamente l'essenza di questo tipo di società. Kant parlava di insocievole socievolezza. Nella società capitalistica, in realtà, non è l'amore per l'altro, non è un'antropologia aristotelicamente intesa come comunitaria a determinare l'intessersi delle relazioni. Al contrario, è l'egoismo, l'insocievolezza che fa sì che ciascuno, per meglio tutelare il proprio interesse, si relazioni a tutti gli altri. Quindi la socievolezza è su basi insocievoli. Questo è il paradosso della società moderna. Kant usava potremmo dire così, un'immagine agricola, un'immagine silvestre. Come nella foresta, il fatto che ci sia conflitto fra gli alberi fa sì che ciascuno provi a spingersi sopra l'altro per avere per primo la luce, per beneficiare di più aria, di una situazione più adatta per la sopravvivenza, così una società concorrenziale è quella che fa sì che ciascuno, per imporsi sull'altro, dia il meglio di sé. Questa è la grande narrativa neoliberale, in fondo, una società di concorrenti e non di sodali, una società di competitors e non di soci. Ecco, su questo è una